non è stato dato, se lo sono presi e gli hanno lasciato il potere di uccidere, il potere di fare violenza. Un uomo che governa uno Stato, cioè lo Stato è al di sopra della violenza stessa, anche nell'esercizio diretto della violenza, mentre noi, secondo il contratto dello Stato moderno, della scienza moderna politica, avremmo delegato questi ad essere anche al di sopra della violenza. Sapete qual è la parola che vi deve fare capire questo? Stato di emergenza, la sicurezza nazionale, la sicurezza dei popoli. Gli immigrati sono un pericolo per la nostra sicurezza e allora vanno trattati come vanno trattati. Ecco, questo è stato uno dei punti più alti della scommessa nella poesia. Ma mi piace anche più mira a un pensare filosofico. Un pensare che investe denunciandolo il destino di violenza del mondo contemporaneo. E soprattutto quello che sacrifica i bambini perduti, rubati, straziati, torturati, venduti, mai più ritrovati. Ovvero il mondo crudele della civiltà che ha distorto Denise Dionysio. La bellezza e l'innocenza della vita sin dalla nascita dell'essere C. Essere latino C. Ecco la riflessione dell'arte, della poesia, dei testi di Fortuna e Lucide. Una riflessione che impegna la filosofia e la filosofia politica del nostro tempo, nonché le ingiuste azioni come uno specchio orientato. Un prisma ottico che, riflettendo le immagini, obbliga a interrogarsi, su quale destino a venire può preparare questo presente delle catastrofi permanenti. Del catastrofe soprattutto procurate dalle deviazioni dell'umano delinquere. Che promessa di futuro altro può valere? Sì, ci chiedono i due, se non si ripensa al rimpaggio dell'innocenza e della bellezza della vita e della storia che vogliamo costruire secondo certi modelli. Denise e poesia che se ne va, innocenza che si imbotta nel buio. Devo farvi notare proprio anche l'originalità del lessico, in botta, c'è un nome, un sostantivo che viene a diventare un verbo. Questo lo possono fare solo i poeti. La bellezza che ci nasconde i suoi significati, e noi siamo qui nella nostra aridità, disperati, vuoti, a macerare nella nostra nostalgia, a vivere in un tempo che non può tornare. Perché l'innocenza è da sempre esiliata dal mondo. Questo si trova a pagina 22, non leggo più il testo. Questo è l'umano e io ne sono il simbolo. Me ne sto appattata provando una speranza, luogo prezioso dell'innocenza. Ecco, un'altra parola. Tanto un rimorso che possa risvegliare un mondo nostalgico. Del cuore, per tutto quello che fummo e domani forse potremmo incarnare. Domani potremmo incarnare. Guardate, e questo è un passaggio fondamentale perché il testo non parla di io e di Dio, parla potremmo, rivolge a noi. Ecco il fatto come insieme una operazione letteraria, artistico-letteraria, cinematografica, direi musicale di questo lavoro teatrale, non parla a un mio auto, ma parla a tutti noi. Allora l'impegno è di tutti, non è del mio, del suo, è di tutti. Il lavoro che ha fatto all'interno di questa cosa Giuseppe Panella è proprio, faccio magari vedere, che coniano l'effigie sulla medaglia bronzea della il silenzio chiuso della pietra, che brilla nell'assenza dell'agape, l'amore, l'agape è una parola che sta era l'amore nato con cristianesimo, anche greco, però nell'accezione poi del significato di assunto nell'agape cristiano chiaramente si allontana un po' dall'amore che era San Paolo, era l'erotizzazione del mondo greco, no? Cioè la dimensione dell'eros.
non significa solo quel nome che noi daremmo senza pensarci, Senise significa Dioniso, e nella sua matrice, nel suo significato, porta il senso della vita, dell'innocenza della vita, la vita che non conosce regole, non è altro, e perlomeno quelle che castrano, quello che violentano, quelle che ammazzano, la guerra, non è altro. Il silenzio chiudo è la pietra che brilla nell'assenza dell'agave, l'idolo grottesco dello smisurato io che si perdona ogni colpa e adora se stesso nel privato. Cosa c'è di più rispondente in questi due versi di quello che succede da 30 anni a questa parte, in questo universo di mondo dove ognuno pensa solo a se stesso, a fottere l'altro, individualisticamente, in competizione. E si perdona tutto, si perdona l'omicidio del padre. Alla mamma per levarmi i soldi eccetera, quello si perdona tutto, perché l'io è gonfio, no? Questo io che è stato anche un centro della, di discussione anche di lotta della poesia. Io nel mio io scrivo anche poesie dove parla io, ma sono ho fatto 4 pubblicazioni con un altro amico in esperimento con lui, Noi Repetiamo 2013, in cui voglio fare parlare il nome. Di questa operazione artistica e poetica che è un modo, come detto, potremmo noi fare parlare di noi. Bisogna ritornare a fare parlare di noi, nel senso della collettività, della solidarietà, della corresponsabilità delle cose che noi facciamo. Calamandrei diceva, insieme a un po' a Gramsci, non ricordo se lo dicesse anche lui, ma mi pare che fosse Gramsci, ognuno di noi è responsabile non di quello che fa, ma soprattutto di quello che non che fa. Grazie. Però in realtà questa cosa si è formalizzata quando abbiamo fatto la gita alle fosse ardenti. In particolare che viene e pensando per questa gente che era stata uccisa in quel modo. E insomma, ho detto, senti, mandami l'immagine, vediamo. Lui, la prima immagine che mi ha mandato è stata questa che non si sa se è una bambola o se è una bambina, con questo sguardo particolarmente innocente, senza... E poi mi segna un po' per legare a Denise. Ah, infatti sì, Denise è venuto fuori proprio perché questo è così cominciato, no? Ma poteva essere qualsiasi altro nome, niente che. Poi Denise di Marsala, quindi e vabbè, allora ho cominciato a scrivere la prima poesia. La poesia del cuore nostro. Esatto, guardando queste immagini. I bambini. Qui il bambino diventa la metafora di tutto ciò che è bello e che se ne va. La poesia, l'arte, eccetera. Noi trattiamo queste cose che sono immediate. L'innocenza qui sta anche come immediatezza, no? E l'innocenza, come dire, positiva,